Rieccoci negli studi di Interyang. Quest'oggi l'ospite di questa settimana è Fabio Guelfi. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Sei un po' la sorpresa, così ti abbiamo definito, di questa stagione, nel senso che è una stagione in crescendo, è una stagione che tra l'altro ti ha visto spesso protagonista, ormai insomma il posto da titolare è diventato tuo. È il completamento di un percorso per quanto ti riguarda, la carriera. Sì, 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 sono all'Inter da quando sono piccolino, ho fatto l'ultimo anno di Pulcini. Beh, e siete in parecchi che avete iniziato, sì, sì, in età prescolare quasi. Sì, ho iniziato con Andrea Mira, quello che certo, è da più tempo qua con me. Quindi avete fatto tutte le squadre insieme? Sì, 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 tutte. Noi siamo sempre stati in squadra assieme. Chi è più migliorato dei due? Andrea, io me lo ricordo da piccolo, vinceva le partite da solo. Sì. Adesso, se è ancora l'Inter, c'è un motivo, certo, però io me lo ricordo da piccolo, era fortissimo, impressionante vincere le partite da solo. Anche adesso è forte. Sì, sì, è forte, molto quando forte. Quando se lo ricorda adesso, è ancora forte. E, per te, quindi l'anno scorso, una stagione un po' così, con la Berretti, che però è stata importante. Altalenante, sì. Ho avuto molta fortuna. L'anno scorso l'Inter ha deciso di fare la Berretti e se non avesse deciso io sarei stato... Probabilmente andavi via. Sarei stato anche, magari non andavo via, però sarei stato 5-6 mesi senza mettere certo, piedi in campo. All'inizio sono stato aggregato con la primavera, poi per delle mie colpe certo, o per dei miei cali fisici e mentali sono andato con i miei compagni, con la Berretti, dove ho ritrovato un certo tipo di forma. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...